prendi là, là, là. T'ho beccato! Ta-da-da-da, ta-da-da-da. La fuga, anche ottica, la fuga ottica, la fuga melodica ed ottica. Allora, cari amici, al cospetto di questo meraviglioso lago, eccezionale scenario sul lago di Vitto, scenario, guardate là, noi vi diciamo che faremo fra poco un video e ci metteremo qualche rassegna stampa. Ok? Eccoci qua. Prato all'inglese in Tuscia. Bellissima casa, non la vediamo perché sennò si identifica. Sì. No, ma quello che ci interessa allora, è il tramonto. L'amico Roberto. Vuoi dire qualcosa? Che siamo qui sul lago di Vico, è una località splendida, è un lago bellissimo. Questi sono io tanti anni fa come segretario nazionale dei Verdi. Ho fatto diverse battaglie, ora un po' messo i rami in barca, ma sono abituato a non mollare. Bravo, e questo ci piace, un'affermazione che ci piace. Assolutamente sì, anche perché, come dicevano i romani, si vis pacem il parabellum. E che cosa abbiamo denunciato? Abbiamo denunciato gli interessi di certe associazioni ambientaliste, ma che ambientaliste non sono, e gli interessi in questa parcomania. Questo, come vedete, è il Parco di Vico, mezz'ora da Roma, 3.500 ettari di nocciole. Questo non è più un parco, è una monocultura. È una monocultura con un impatto ambientale elevatissimo. Tanto ambientale e chimico organico. Sì, è una bomba. È inorganico. È una bomba a tutti quanti gli effetti. E cosa è successo? Che nell'82-83 hanno fatto istituito il parco. Qui c'è il signor Agnola Marta, che io a suo tempo ho già denunciato gravi fatti, mi sono dimesso da Cronos, inesplicabilmente qualche settimana dopo. Controlla sempre, io registro. Tu adesso devi registrare. È nata Accademia Cronos e sappiamo i motivi di questa associazione. E che cosa questa Agnola Marfa, che si definisce ambientalista, ma io, Agnola Marfa, in quella riunione che abbiamo fatto, tu mi dissi, Mi dicesti che non potevi più portare avanti battaglie sul lago di Vico perché stavi lavorando con la tua associazione, avevi ricevuto 1,5 milioni di euro per organizzare le partite di calcetto. Ma perdonami, ma che cosa c'entro le partite di calcetto con l'ambientalismo? Io da anni denuncio che queste associazioni hanno dei bilanci che sono privati, non si può accedere, non si può verificare. Mi spieghi i motivi? Ma allora, se non fai più battaglie per il lago di Vico, come hai accennato, perché ogni tanto continui a uscire sui giornaletti, dedicati al pallone, al calcio, fai altro. Io ti invito a fare questo come tante altre associazioni. A me arriva settimanalmente la rivista Via Online, in PDF. Ma, sì, ho capito, sì, ma sono cose... Su tematiche le più varie. Non solo, Agnola Marfa, mi spieghi come mai il congresso del 98, quando io denunciai Togni e feci l'incontro al Ministero e parlai con Tatarella, e quell'associazione che Tatarella definì tognista, dove entrarono tutti i familiari Togni, tu a un certo momento sei uscito che una settimana dopo, dallo stesso Togni, che era capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente, hai avuto il riconoscimento come Accademia Cronos. Accademia Cronos? De che? Ma de che? Mi si può dire de che? Sì. Con le due K al posto Giorgio Docet, assolutamente. Insomma, ecco, siamo qui al Lago di Vico, questo è la parcomania. C'era, è stata istituita nell'82, ripeto, e sempre da Cronos, dalla Malfa, la realtà è servita per chiudere tutti gli accessi al lago e hanno messo, vedete, le nocciole arrivano fin dentro l'acqua e queste nocciole col dilavamento stanno creando problemi a questo lago per l'inquinamento, per fosfati, nitriti, di tutto. E guardate un cinghiale che passa. Questa è l'altra parcomania dove praticamente, ecco, i cinghiali non vengono abbattuti. Perché la caccia, la caccia invece sarebbe utile al mantenimento della caccia discriminata di Federcaccia, di queste associazioni politiche, che è una caccia incontrollata, una caccia che ha un approccio
di conservazione, cioè, di conservazione. Guardate un secondo cinghiale, un secondo. No, una mandria, una mandria. Una mandria. Chiamate i guardiaparco. Una mandria, eccoli allora, là. La cosa divertente, vedete tutti questi cinghiali? Questi cinghiali sono prolificati. Andiamo a vedere. Prolificati a dismisura da e la cosa che fanno i guardiaparco è quella di mettere le gabbie. Le gabbie catturano questi cinghiali che vengono venduti a poche euro al quintale, quando diversamente, e tra l'altro con bandi, con situazioni che veramente bisognerebbe anche lì parlarne, quando questi animali potrebbero diventare un'opportunità per l'ente parco e quindi fare cassa. Quindi qual è la parcomanica? No, ma anche fare cassa, non sì, caccia, sì, sì, cassa. Sì, qual è il verdismo, qual è il loro approccio? Che gli animali non si possono ammazzare perché la gente non deve sapere, però vengono catturati e poi macellati. E poi macellati, certo. Capito? Questo è la loro, eccoli, guardate un altro. Guarda che bello. Un altro cinghiale. Eccolo là. In assoluto, questi sono animali che hanno prolificato e stanno creando grossi problemi, quindi si mangiano le nocciole, dopodiché gli agricoltori si lamentano, noi cittadini paghiamo perché le nocciole dobbiamo risarcire agli agricoltori, e il cane che si morde la coda. Eccoli, non è un parco, questo non è un parco, questo è soltanto... Apri che andiamo a vedere. Sì, questo non è un parco, se ne becchiamo qualcuno. Una coltivazione intensiva di nocciole con impatto elevatissimo. E ci sono anche delle costruzioni abusive e che sono state legittimate da Regione Lazio. Questo è il pantano residuo che è rimasto? No, questo non è il pantano, questo è il signore, guardate quello che fanno i contadini. Ecco, vedete qua. È il liquame? No, questo signore qui, che vedete, come tanti altri contadini, cosa fanno? Vedete questa cosa qui? Vedete che qui è in salita? Sì. Prendono la terra, la riportano e poi arrivano con le nocciole, vedete queste nuove nocciole? Vedete queste nuove nocciole? Arriva con le nocciole sempre più vicino. E quindi, mentre negli anni 80-85, prima della riserva, le nocciole stavano a 150 metri dalle rive, adesso con la riserva i caprolatti l'hanno voluta perché gli è servita per chiudere tutti gli accessi al lago e fare del lago la loro, che possiamo dire? Coltivazione. Sì, no, la loro fogna, perché buttano, certo, e fanno quello che vogliono in assoluto. Questo è quanto. Peccato perché è un posto bellissimo a mezz'ora da Roma. Questo è il liquame. No, questo è il liquame. Questo è il signore che mi ha preso la terra, sì, e se l'è portata qui per palazzi. Questo è il liquame, diciamo, inquinato in qualche modo dagli agenti chimici che utilizzano per la coltivazione intensiva dei noccioli. Qui buttano di tutto, tra l'altro senza nessun controllo, anche se formalmente hanno fatto dei PUA. Allora, racconta la vicenda del imbarcadero. Quale imbarcadero? Qua, quello che c'era qua. Qui c'era un pontile, da sempre, degli anni 50. Quando... Quella è la tua barca? Quella è la mia barchetta, sì, quella è la mia barchetta. Qui c'era un pontile negli anni 50 e io questo posto l'ho scoperto, lo amo, perché comunque è una zona bellissima. Tartarughe marine ce ne stanno? No, in compenso sono molte tartarughe, anche qui c'è stato un inquinamento perché hanno buttato animali e pesci che vengono non autoctoni ma alloctoni, quindi c'è stato anche un inquinamento. C'è anche i pappagallini, i coccolito? No, i pappagalli ancora non sono arrivati. Arriveranno. Quindi mi hanno portato via il pontile nel 2011, quando ho cominciato a fare degli accessi agli atti indesiderati. E in regione sono arrivati i guardiaparco, mi hanno rimosso il pontile, ma non potevano rimuoverlo perché era stato autorizzato anche la ricostruzione, perché questi accessi agli atti hanno dimostrato poi che l'attività sulle quali io stavo indagando sono attività illecite, costruite abusivamente all'interno. Senti, quello immobile laggiù invece quello non lo devi inquadrare. Non lo devo inquadrare. Quello lasciamolo stare. Ah, va bene. Quello è un santo. Ah, ok. Quello è il santo padrone del lago di Vico. È un miraggio. Sì, sì, quello è il... Una deità. Lì c'era un grande... Sì. Tempio pagano dedicato, sì, a una certa deità. Sì. Lì c'era un cartello, bellissima Venere. Soltanto per dire, c'era un cartello qualche anno fa che poi hanno levato. Vedi, ci sono anche i germani. Che diceva ci sono che, germani. Che era vietato i fare. I germani ci sono. Ci però. Sono. E io spero anche negli unni a questo punto, spero insieme ai germani, spero negli unni, nei visigoti, in chiunque voglia. C'è il goto qua. C'è il goto. E c'era un cartello che diceva che era vietato fare fotografie senza autorizzazione professionale. Addirittura. Ma qui siamo a Caparola, eh? Caparola è terzo mondo. Se voi volete venire a Caparola, venite, ma restateci, ma qui è come
tra l'altro hanno girato, pochi lo sanno, hanno girato il film Non ci resta che piangere, sapete? Ah sì, l'ho visto, visto molte volte. Il passaggio volte. A livello, l'ho visto nulla, e nulla si, e si piomba poi nel Medioevo. Azzeccato di questo. Ah, quel, il treno di Caprarola. C'è il treno di, no, quello è l'altro film, quello di Benigni. Sì. No, questo è il film dove a un certo punto c'è anche Benigni, Benigni anche e Troisi passano, sì, passaggio a livello e si trovano nel Medioevo. Nel Medioevo, passaggio sì. a livello, non a caso sta qua vicino. Ah, non lo sapevo. È delle vicine. Quindi è un salto nel Medioevo, in luoghi bui. E peccato perché il territorio comunque è bello, la Tuscia è bellissima, ci sono tante cose. Ecco una cosa che volevo dire, ultimamente c'è un'associazione che sta promuovendo il ripristino delle rotaie del treno, del famoso treno Caprarola. Ecco, io non so, cioè io sono qualcosa di completamente aberrato, perché questa ferrovia è una ferrovia antichissima dell'Ottocento. No, del 1960. No, è stata nel ripristinata nel 1960. È stata portata speso. Fino a Civitavecchia, sì, e sì. parte da Orte. Sì, però inizialmente era una ferrovia del 1800 e nel 1990 hanno speso non so quanti milioni di euro che sono spariti. 70. Vabbè, 70. No, nel 1990 hanno investito soldi per restaurarla, per ripristinarla, voi. Ma sono spariti, non hanno fatto. Adesso si riparla nuovamente di questa ferrovia. Io credo che si vogliono veramente far sparire altri soldini, perché si può scommettere, quando fondamentalmente questa arteria ha già una sua vocazione naturale, perché è un'arteria che attraversa tutta quanta la Tuscia, arriva al mare, bellissima, ed è bellissima, e molti in mezzo a paesaggi incontaminati bellissimi, dove c'è archeologia, natura e quant'altro, dove i turisti dalla Germania, dalla Francia arrivano e fanno cicloturismo, quindi c'è già una pista, quindi le strutture che ci sono, le ferrovie che ci sono, le esistenti potrebbero essere ripristinate, potrebbero essere messe a disposizione. Guarda che manca solo l'assalto dei Pelle Rosse. Che la caratteristica più importante del Far West erano i Pelle Rosse pagati come quelli che poi servivano per fare i film, sì. che facevano il finto assalto sì. ai treni. Alla carovana, sì sì, certo. assolutamente. No, la carovana però, era vera. Con due lire, ai treni no. Con due lire si potrebbe ripristinare un qualcosa che può essere utile a tutti, anche da Roma, poi si può pensare da Roma, la gente può venire e scoprire questo posto che no, come tu, cicloturismo immagina è bellissimo. Organizzare delle diciamo delle spedizioni a costo che zero, da Orte a costo vanno zero. A Civitavecchia. In bicicletta, a piedi, in treno, ma ci vengono, come cazzo ci vengono di dalla Germania, ci vengono dalla certo, Francia, dalla Svezia, certo. Invece adesso vogliono ripristinare questa ferrovia per il turismo, ma quale turismo? Cioè nessuno viene sul trenino a fare il giretto sul treno, che, cioè, te lo organizzi come cazzo ti vuoi, ti pare? Spendere miliardi di euro nuovamente, quindi certo. sarà sicuramente un'occasione per svuotare le tasche ai cittadini, per metterli in quel posto e quindi farsi i cavoletti. Siamo loro. Concordi, siamo perfettamente concordi. No, perché l'unica soluzione potrebbe ecco, essere... Ecco i germani, allora. Ecco i germani reali. È sempre l'innominato sullo sfondo. Allora, è l'innominato sullo lì potete parcheggiare se pagate, se andate al ristorante. A Ronciglione, state attenti, perché se parcheggiate vi fanno la multa e lì dovete pagare. E qualcuno che sta sentendo capisce a cosa alludo. Eccole là i germani. No, quelle sono folaghe. Quelle sono folaghe. Sono folaghe, sono infatti folaghe. Ne avevo visto male. Sono folaghe. Mazza, due o tre solo. Le folaghe vanno in stormi da 5 metri. No, ce ne sono. Ci sono anche, ho visto a parte i nibbi e i falchi Sì, sì. Ho visto che ci sono anche i trampolieri. Ci sono gli ibis, che cosa c'è? No, gli ibis qua non ci sono, però ci sono, sì, si vedono in primavera. Cavalieri d'Italia, no, c'è Cavalieri ancora, d'Italia. C'è ancora, c'è l'altra parte che è la parte... Cavalieri d'Italia, quelli piccolini. Sì, fai vedere quello per far capire ai nostri amici che non è una scia chimica. Eccolo là. Quello là, è un quello autentico. Un M35. È un F35, non M35. F35, eccolo là. Vedi? No, ci serve per chiarire ai nostri amici. Quella non è una scia chimica. È una scia di condensazione tant'è vero che si apre subito, ma, sì, che scusate, si sfalda. Volevo subito. Salutare gli amici della regione. Quello Lazio. È un bireattore, lo vedi, si vedono bene le due strisce. Lo vedi le due strisce? È un bireattore da combattimento. Volevo salutare gli amici della regione Lazio che sono di Guardia Parco, che sono venuti con grande premura a sequestrare un pontile di 50 anni. E quando sollecitudine, no? Sollecitudine, premura. Sì, quando poi... ma anche premura, sono molto premuroso. Premura dall'alto, sì. ma la cosa incredibile, vi dico, state attenti, non fate accesso agli atti, perché rischiate denunce che vanno dallo stalking a quant'altro, alla diffamazione a mezzo stampa e quant'altro, perché se uno
cerca di capire come funzionano le cose e far capire alla gente che questo Stato, all'interno di questo Stato ci sono persone che sono infedeli servitori dello Stato e certo fanno i loro interessi, non certo gli interessi dei cittadini, ecco che a quel punto si mette in moto una catena, un sistema e vengono per interesse a sollecitare. Quando poi abbiamo scoperto a seguito di accessi cose gravissime, ad esempio che qui sul territorio nessuno, c'è nessuna concessione sul lago Rivico, sono tutte quante strutture prive di concessione. Tipo l'innominato laggiù. Quale innominato? Quello laggiù. Io non conosco. La Fata Morgana. È una Fata Morgana innominata. L'ha detto Manzoni. Innominato no, un santo. Innominato è una persona per bene, non ci permetteremo mai. Chiudiamo. Let's go. Salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti, sempre alla prossima puntata da Egalité, Liberté, Fraternité. Dal Lago di Vico, da parte della triade.